La ditta Bartoli a Faenza, via Malpighi 42, è specializzata nella realizzazione di marmitte inox per fuoriserie Ferrari, Maserati, Lamborghini. La ditta Bartoli inoltre effettua montaggio ed installazioni di catalizzatori metallici per autovetture di serie di ogni marca. Si è svolta presso il cartodromo Planet Kart, polivalente struttura di Conselice, la serata del Rani Team, coordinata dallo stesso pilota manager Riccardo Errani e ben gestita dallo staff. Quasi 200 gli ospiti intervenuti, che hanno partecipato con entusiasmo e che hanno lungamente applaudito Errani, sia per la parte promozionale, illustrata nel corso della serata, che per le evoluzioni spettacolari che il pilota ha regalato, esibendosi in spettacolari passaggi ed in traversate, salendo su tutte le vetture del team presenti in esposizione nell'area antistante la struttura adibita a paddock, e facendo divertire i passeggeri che a turno facevano a gara per salire di fianco a lui sull'R20, sulla Mitsubishi del Mondiale, e sulla versione gara dell'R20 da più di 500 cavalli di potenza. Non sono mancati i personaggi e gli ospiti d'onore e gli esponenti della stampa e della televisione. Tra gli altri il cantante Paolo Mengoli, che dagli anni 60 continua a raccogliere grandi successi e consensi. Cesare Ragazzi, esibitosi anche come cantante. Il sindaco di Conselice, il vicecomandante del quinto stormo della base militare di Pisignano di Cervia, il responsabile Teleton Zamagna, i giornalisti TV Graziano Bassi e Alberto Bortolotti. Simpatico il collegamento telefonico in diretta con l'autodromo del Mugello, da dove Loris Capirossi, testimonial dell'R20 Drift, ha portato il suo saluto agli ospiti poco prima della gara. Nel corso della serata, Errani ha presentato diversi progetti in cantiere, con il Mondiale Rally sempre al centro dell'interesse, affiancato dallo sviluppo sempre più importante del progetto R20, che in parte va ad inserirsi nel progetto Dakar, sul quale Errani sta lavorando e che verrà presentato al Motor Show 2007. A serata conclusa, Errani, rilassato e soddisfatto, ha ringraziato tutti coloro che sono intervenuti con tanto entusiasmo, a conferma dell'affetto e della stima sempre più grande che circonda il pilota manager. Primo punto per l'Errani Team Group nel campionato del mondo Rally 2007. Al termine del Rally dell'Acropoli, il pilota romagnolo Simone Campedelli ha ottenuto un importante 8° posto nel campionato produzione, che vale un punto nella classifica iridata. Campedelli, che ha corso con i colori del Errani Team, ha confermato di essere uno fra i giovani più interessanti del panorama rallistico nazionale ed internazionale. Per l'Errani Team, soddisfazione del punto a parte, la conferma della grande affidabilità ed esperienza di squadra, con 6 risultati positivi in questa stagione di mondiale sulle 7 partecipazioni fin qui collezionate. Dopo la pausa estiva, l'Errani Team Group sarà al via in altre 3 gare, con Marrini in Giappone, Errani e Campedelli in Irlanda e ancora Errani in Galles a dicembre, per chiudere una stagione da lui stesso iniziata a Monte Carlo. Contemporaneamente alle prove del Mondiale e alle tante iniziative promozionali legate all'R20, Riccardo Errani non perde occasione per gareggiare con l'R20 da gara, che con i suoi 500 HP di potenza regala emozioni forti ai tanti sostenitori del driver romagnolo. Errani ha partecipato alla prima edizione della cronoscalata di Monte Giardino nel San Marinese, su asfalto, con oltre 100 piloti suddivisi nelle diverse categorie. Il pilota con licenza monegasca, fin dalle prove cronometrate, ha fatto capire chiaramente di puntare al successo, nonostante la fiera opposizione di alcuni piloti di San Marino, ben preparati e con una maggior conoscenza del percorso. Secondo dopo la prima manche, Errani ha disputato la seconda decisiva salita con la consueta determinazione e precisione di guida, balzando in testa alla classifica e ottenendo il successo, più che meritato.
per la gioia dei suoi tanti tifosi. Complimenti ancora, Riccardo Rani, che ci ha omaggiato della sua presenza. Gualandi Gomme, dove la scelta dei pneumatici per la tua vettura non è solo un aspetto commerciale, ma una precisa e curata scelta professionale. Oltre 20 anni di esperienza permettono al personale qualificato di Gualandi Gomme di individuare fra i migliori pneumatici Pirelli e Michelin quelli realizzati appositamente per la tua vettura e per la tua sicurezza. Affidati alla competenza e serietà di Gualandi Gomme, zona industriale Rovereta a Falciano di San Marino. www.gualandigomme.sm